Ciao amici di Sercasting TV, Grotti Luca. Siamo in Corsica, alle mie spalle la città di Ajaccio. Siamo nella spiaggia dell'aeroporto, a 200 metri da noi c'è l'aeroporto appunto di Ajaccio. L'altra sera su questo spot abbiamo catturato un'orata bella sul chilo e mezzo. La sera prima due sui 700 grammi. Stasera è l'ultima sera, proviamo a catturarne qualche di un'altra. E peschiamo con due canne armate con due mini travi. E finali dello 0,25 in fluorocarbon, amo del 4 e bibi di taglia media. Nelle varie uscite qui intorno ad Ajaccio abbiamo potuto constatare che in questo periodo dell'anno, ossia metà giugno, l'unica esca che funziona veramente è il bibi. Abbiamo portato anche da casa renicolo e americano, mentre su quest'ultimo non ha mangiato praticamente mai nulla. Sulla renicola mormorette, saraghetti, tutti piccoli pesci. Pertanto stasera la battuta è improntata alla cattura dello sparide dorato e guardiamo un po' di riuscire a farne qualcheduna. E la serata è buona anche se non c'è la marea. Come detto prima, peschiamo con due canne, una da beach leisuring, proprio lanciata nei primi 50 metri, con 75 grammi di piombo. L'altra con il 16 in bobina e 125 grammi per cercare le distanze maggiori. Naturalmente con il bibi di taglia grande, finali lunghi, non è che otterremo grandissime distanze, però potrebbe fare la differenza qualche metro in più. Adesso proviamo, siamo vicino a una foce, come avete visto c'è qualche zanzara, però si sta bene, la temperatura è ottima, purtroppo il mare non è molto mosso, però vediamo un po'. Una considerazione, dopo 4-5 pescate qui nei dintorni di Ajaccio, sicuramente il posto è buonissimo. La spiaggia sono a grana grossa, con fondale già a 50-60 metri sui 4-5 metri d'acqua. A spiazzi ci sono dei banchi grandissimi di posidonia e delle rocce sommerse. Quindi bisogna scegliere bene di giorno il punto dove lanciare le nostre parature. Per chi volesse venire in Corsica a pesca in questo periodo, consiglio di non portare, come ho fatto io, a renicolo americano, ma incentrarsi solamente su bibi di media taglia, non quelli piccoli che di solito troviamo nella nostra penisola, e cannolicchi. Pescare al tramonto, nelle ore successive, fino verso mezzanotte. Poi d'incanto si blocca tutto. Purtroppo, in assenza di mare grosso, saraghi e spigole, non abbiamo trovato tutti i pescetti di notte, mentre verso quest'ora, praticamente le 9:30, le 10, qualche orata si è fatta vedere. Speriamo dopo di mostrarvi una bella cattura e a dopo, ciao! Grazie, la boccata in diretta!